Ciao ragazzi, ho sequestrato Stefano per parlare del giorno dell'orgasmo della donna. Okay. Oggi è il giorno dell'orgasmo femminile. Della... Sì. Domande. Abbiamo parlato mai di piacere sessuale femminile? Amici dentro la macchina, parliamo di posizioni. Di avventure sessuali, di piacere. Di come si arriva al piacere. Di come si arriva al piacere, di determinate forme di sesso. Sì, ho sempre cercato di scoprire un pochino cosa mi piacesse. Era un po' teasing, prima ancora di provare. Esatto, prima ancora di provarci. Mm. Esatto. Questo Vai. È un gran bel consiglio, quindi. Prima di provarci con la vostra donna, anzi mentre ci state provando, prima che diventi la vostra donna, fate le domande sul sesso in modo da andare dritti sul punto. 3 giorni, 2. No dai, anche piano piano, poco a poco. 4 giorni. Una settimana, no? No. Come ci comportiamo in riferimento al piacere sessuale femminile, in riferimento alla nostra vita personale? Rispetto al set, c'è da dire che i miei orgasmi vanno alla grande e quindi ho orgasmi sia quando registriamo che quando non registriamo. Per noi devo dire è anche abbastanza semplice, perché non essendo esattamente un set cinematografico, ma essendo sempre un contesto molto privato, non c'è una grossa differenza tra la vita personale e quello che viene registrato. Non c'è un regista che ci fa delle richieste, insomma, quindi raggiungo quasi sempre l'orgasmo più di una volta durante un rapporto sessuale, quindi devo dire che... Io raggiungo l'orgasmo allo stesso modo. L'unica cosa che... Riusciamo sempre però a finire insieme. Sì, assolutamente, cosa molto importante. E c'è da dire però che effettivamente i nostri video non sono incentrati su una prospettiva femminile. Sarebbe una bella sfida fare dei video incentrati un po' di più sull'aspetto... non sull'aspetto, ma sulla visione femminile. Se fossimo negli occhi di una donna, nella testa di una donna. Come se fossimo negli occhi di una donna, esatto. Questa sarebbe una gran bella sfida. Incorporiamo toys nella nostra relazione per raggiungere l'orgasmo. E come ti fa sentire? Allora, generalmente non utilizziamo i toys per raggiungere l'orgasmo quando siamo insieme, però li utilizziamo soprattutto nella fase preliminare, o nel durante, aggiungendo anche della vibrazione o facendo dei piccoli break, quindi utilizzando dei giochini anche io magari da sola o giocando, più che altro, sì, è un gioco giocando. I toys appunto li utilizziamo come giochi e l'orgasmo arriva quando li utilizzi più che altro da solo, perché non hai il partner, sì, e quindi allora te lo procuri, hai grazie. Di un esatto. Devo dire comunque che lui apprezza tantissimo la vibrazione dei miei toys. Sì, io non inserisco mai giochini maschili. Già, esattamente. Difficile. E appunto volevo parlare di questo, dato che appunto in tanti mi hanno anche chiesto di parlare di giochi per uomini, essendo io per la parità dei diritti femminista. Mi sa che devo iniziare a fare io il test. No, non è soltanto questo, è che i pochi che abbiamo utilizzato per Stefano, purtroppo le misure non aiutano. Quando erano un po' sottodimensionati. Quindi sono un po' scomodi, un po' angusti. Esatto, quindi le poche volte che magari gli ho regalato un masturbatore, qualcosa che lo potesse stimolare in maniera differente rispetto a semplicemente le sue 5 dita, si sono o rotti, peraltro molto comico, si sono o rotti oppure stringevano e costringevano un po' troppo, quindi comunque un tantino fatto difficoltà. Per la stimolazione invece della prostata non abbiamo utilizzato un granché, al massimo un vibratorino minuscolo così. Non so se sapevi che ci sono degli studi che dicono che l'85% delle coppie queer, quindi sessualità disparate, coppie lesbiche, di ragazzi trans, eccetera, raggiungono l'orgasmo nell'85% insieme, a differenza delle donne
etero che lo raggiungono per il 40% in meno. C'è un grosso gap, quindi una grossa differenza tra l'orgasmo maschile e l'orgasmo femminile. Quindi le donne non arrivano a ottenere questo fantastico dono del Signore. Sicuramente perché all'interno delle coppie lesbo si è fatta una scoperta più ampia all'interno del sesso, quindi si arriva anche più facilmente all'orgasmo perché scoprendo Cioè, diciamo riesci che a capire anche chiedendoti già una volta ponendoti delle che non domande. rispecchi la sessualità standard e ponendoti appunto delle domande che ti nascono spontanee, metti in dubbio la sessualità, quindi mettendola in dubbio devi scoprire che cosa, cioè se vedi che qualcosa non è esattamente come tutti ti spiegano, ti fai già delle domande, quindi arrivi a scoprire qualcosa in più sul sesso e probabilmente a conoscerti meglio e ad avere appunto più spunti. C'è tra l'altro uno studio che dice che appunto le donne che arrivano più facilmente all'orgasmo hanno più sesso orale, fanno sesso per più tempo, sono più felici della loro relazione di Sì. coppia. Quindi probabilmente questo gap, questa differenza si potrebbe un tantino aggiustare eliminando quel pensiero che per rispecchiare poi la donna giusta, la donna perfetta, la donna non perfetta, però comunque per rispecchiare certi standard, no? Per essere donna, dovremmo eliminare l'idea che si debba fare sesso, che sia giusto fare sesso solo per fare bambini, solo per restare incinte. Il sesso, il piacere, è un dono che ci è stato dato, il nostro corpo è fatto per riceverlo e quindi probabilmente sulla base di questo pensiero, che poi probabilmente è quello che anche succedeva a me prima della svolta, prima della svolta, inibisce anche la tua predisposizione stessa alla ricezione del piacere. Dunque, probabilmente questa sarebbe una buona soluzione per cambiare questa situazione, almeno dal mio punto di vista. Probabilmente si potrà fare tantissimo altro, ma non siamo due dottori, possiamo improvvisarci però, Sì, siamo persone che dottori. sostanzialmente si sono scoperte nel tempo. Esattamente. Ci improvvisiamo, dottori. Prossimo video. Thank you.